Ragazzi, stavolta ho veramente esagerato, ma veramente. Se siete curiosi di sapere che cacchio ho acquistato da Zara, sono curiosa anch'io. Ovviamente non dovete fare altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto che ne ho bisogno, veramente, in questo momento. E soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora, raga, adesso se ce la faccio li metto giù e ne apriamo una alla volta perché io, cioè, di tenerli tutti qua sopra non ce la posso fare. Madò, raga, veramente. Male che non ho messo una camicia perché sennò sarei già pezzata. Allora, qui c'è pizzantino. Come al solito, guardate la raffinatezza di Zara. Premessa, ho fatto degli acquisti. Allora, questi sono gli acquisti del mio Black Friday. Ho fatto degli acquisti cercando delle cose che desidero da tantissimo tempo. Avevo un buono sconto, non un buono sconto, in realtà avevo il mio regalo del compleanno che mi avevano regalato. Mia suocera mi ha regalato una tesserina, per cui ho utilizzato in parte quella, in parte ovviamente i miei soldini. Ho speso un botto. Io mi auguro di tenere tutto, però una cosa che mi permette di spendere, diciamo così, con leggerezza sul sito di Zara è che se dovessi trovare dei capi che non mi stanno bene, non mi convincono o non mi va la taglia o mi vestono male, eccetera, eccetera, posso riconsegnarli nel giro di 2 settimane e mi ridanno, mi riaccreditano direttamente sulla carta di credito i soldini. Per cui, vabbè, allora. Questo so che cos'è, però ce n'è due. Non ho capito perché. Evidentemente è arrivato 2 volte, non lo so. Allora, vestito è un vestito color rosso bordeaux, credo. Come si può dire questo colore? È un color tipo vinaccia, ecco, non vino scuro, però. È molto più bello di come io me lo aspettavo dal sito. Il tessuto è molto più bello, mi convince molto di più a vederlo così. Collo alto, trasparente e ho preso la taglia S, molto lungo, con questa gonna in tulle. Il tulle è tutto elasticizzato. Allora, raga, a vederlo dal sito ero sul no, sul forse. Probabilmente ne sono rimasti due. Uno lo andrò a riportare indietro. Sono rimasti due nel carrello perché continuavo a toglierlo, metterlo, toglierlo, metterlo. E probabilmente l'ultima volta non mi sono accorta di averlo messo 2 volte, di non averlo tolto perché non mi convinceva. Ma in realtà vederlo così mi convince tantissimo. E domani lo proverò. Se mi sta bene su, cioè, ha vinto. Perché è meraviglioso, raga. La mia taglia di Zara dovrebbe essere XS, però questo c'era solo a partire dalla S, costava 25 euro, io l'ho pagato 15 appunto con i saldi. Vestitino, anche questo era tipo in saldo a 9 euro, una roba del genere. È un vestitino nero a tubino con le tasche davanti. Il materiale mi sembra quasi jersey elasticizzato, un pochettino elastico. Mi piaceva il dettaglio di questi bottoni gioiello qua davanti. In realtà prezzo pieno è 19,95, io credo di averlo pagato 9,95 con i saldi del Black Friday. Le tasche sono finte e anche questo sono super super curiosa di vedere come mi sta. Anche i bottoni ovviamente sono finti. Cavoli, che carino, non me l'aspettavo così. Allora, questo non è il mio stile, ma non so perché me ne sono innamorata. Quando l'ho visto ho detto deve essere mio, lo voglio nella maniera più assoluta e l'ho voluto prendere tra l'altro in combo con il cappotto con cui era con la modella, che non era in saldo il cappotto, per cui uno dei, tra virgolette, delle cose per cui non ero molto sicura era appunto il cappotto, ma non era in saldo, però io lo volevo lo stesso e volevo proprio quello, per cui l'ho preso. Questo, anche questo, l'ho pagato 9 euro, è un vestitino semplicissimo in maglina. Beigiolino, e abbiamo scoperto che a me il beige non sta bene per niente, per cui domani lo vedrò indosso e vedrò se effettivamente tenerlo o meno. Le maniche sono un po' a palloncino, il collo è rotondo, è praticamente un vestito molto molto aderente, quindi dovrebbe
mettere in evidenza bene le forme, ed è abbastanza leggerino. Però ho preso una S anche qui, costa 15,95 e io credo di averlo pagato 9,90 o qualcosa del genere. Comunque diciamo che i vestiti erano tutti super scontati, quelli che ho preso. Ah, questi pantaloni che li ho pagati 7,90, se non mi sbaglio, sì, sono quasi sicura. Li avevo trovati in marrone, li volevo tantissimo in marrone, ovviamente ce li avevo nel carrello in marrone e sono andati via. E quindi ho preso questi in grigio, la taglia è sempre S, costerebbero 17,95, io l'ho pagati appunto 9,90, questi sono sicura e sono praticamente dei pantaloni a taglio palazzo. Li avrei voluti in marrone proprio per il fatto che non ho pantaloni marroni con il taglio palazzo, tutti i pantaloni noiosissimi neri, e se voglio mettere qualcosa di un po' diverso non ce l'ho, per cui a 9,90, sinceramente a 10 euro sono belli, il materiale è molto bello, allora ho pensato di prenderli lo stesso, poi comunque vedremo davvero. Questi invece li volevo tantissimo, meno male che li ho trovati, li volevo anche in blu simil jeans, ma appunto mentre erano nel carrello sono andati via, anche perché ci ho messo un po' sinceramente a fare le scelte, perché non volevo buttare dentro, comprare tutto e fine lì. Questi ho preso una XS, costano 25,95, io l'ho presi scontati credo a 15,90 e sono praticamente dei pantaloncini in ecopelle, li volevo proprio, li volevo già comprare a prezzo pieno da Zara, quando li ho visti scontati per il Black Friday ho detto sono miei. Qui c'è il pezzo forte, raga, non scontato, qui c'è quello per cui io stavo praticamente continuando a guardare Zara, e non erano scontati e li ho comprati lo stesso. Allora speriamo che mi piacciano innanzitutto, perché sono costati, per cui se non mi piacciono, se mi piacciono però vi garantisco che saranno, cioè li vedrete in tutte le mie foto da qua almeno a 3 anni affinché non li distruggo. E sono praticamente questi stivali favolosi con la gamba alta, cioè quindi sopra il ginocchio. Ragazzi, non sono sicura che mi piacciano perché questo non è molto il mio stile. Il tacco dovrebbe essere un 10 perché sennò non li avrei mai presi, la punta mi piace abbastanza, gli altri stivali di Zara che ho mi piacciono molto, sono molto comodi, ci si cammina molto bene e quindi li ho presi senza neanche provarli, però non so se sono proprio il mio stile questi, cioè se mi piacciono poi indosso, se mi piacciono indosso li tengo, anche perché sono costati 149. Che ricordando che io ho comprato a 129 quelli di Zara l'anno scorso, però ragazzi li sto usando, cioè li uso sempre, è il suo prezzo, cioè li valgono perché sono veramente delle scarpe fatte benissimo. Allora, vestito con ricami sul collo, me l'aspettavo diverso, mi aspettavo diversi anche i ricami, non mi dispiace ma me l'aspettavo molto diverso. Adesso comunque vediamo, 17,95 ma costerebbe 29,95. Presa sempre una S, sì, ho preso una S. Mi sta un po' largo. Allora, è molto bello perché è lungo. No, effettivamente è proprio bello, ragazzi. Cioè, è proprio tanto bello. Cacchio, sto vestito è proprio bellissimo. I ricami sul davanti sono questi. Speriamo che non mi stia largo. Mi sta di larghissimo, ragazzi. E poi ha le maniche a sbuffo. Questo vestito è metà in stoffa e metà in questo appunto tipo jersey elasticizzato. Allora, il vestito è bellissimo, ma davvero, è favoloso. Voglio vedere come mi sta addosso. Cioè, di sicuro non è un vestito da 17 euro. Dopodiché, allora, questo mi piace tantissimo. Allora, felpa con perle e strass. Io l'ho pagata 11,95 euro, costerebbe normalmente 19,95 euro. Il punto è che di una morbidezza così a livello di maglioni, ma mai nella mia vita. Figata. Questo lo tengo sicuro anche solo per quanto è morbido. Guardate che belle anche le maniche. Un po' sbuffo col polsino come piace a me. È morbidissimo. 11 euro, ragazzi, ma neanche dai cinesi. E ha questo disegno fatto con le perle e con gli strass sul davanti, è bellissimo, cioè questo assolutamente sì. Questo grigio tra l'altro ci sta con i pantaloni che abbiamo visto prima, ma anche con i pantaloncini corti in ecopelle e anche con questi pantaloni lunghi in ecopelle che ho preso,
Questi, su questi non sono sicura perché mi piace e non mi piace, devo vedere davvero come mi stanno. A seconda di come mi stanno, ho preso una XS, così sono in ecopelle, hanno la parte della caviglia arricciata e sono arricciati anche in vita. Li ho presi apposta così perché ho preso un modello molto simile, sempre da Zara, bianco, ovviamente li ho sporcati subito e anche lavandoli rimangono sporchi perché Elle era intelligente, e con mio grande stupore mi stavano veramente bene, per cui ho detto ma proviamo a prendere anche questi, perché comunque sono un po' diversi rispetto ai soliti pantaloni leggings che uso io. Quindi li ho presi e mi piacciono, a vederli così mi piacciono veramente tantissimo, speriamo che mi stiano bene. 29,95, forse questi a prezzo pieno, sì, 29,95 a prezzo pieno anche questi. Sempre vestitino nero, con un ricamo davanti, non è come quell'altro, manica sbuffo, questo qua è corto. Questo qua 11,95. Anche questo qua mi sembra un po' largo, quindi se mi va largo lo riporto indietro, però se non mi va largo sinceramente è proprio bello, perché è comunque un vestitino da cocktail. Ultimamente che sto andando a tanti eventi, anche con Olivia Gama, non so se mi seguite ogni tanto su Instagram, oppure anche nei vlog, di solito quando c'è lei la riprendo, quando vado agli eventi con lei sono sempre eventi molto molto eleganti, per cui anche un vestitino semplice, nero, molto sobrio, con un accessorio elegante risolve la situazione, soprattutto se quegli stivali lì che ho preso mi piaceranno, perché se mi piaceranno e allora ok, avrò tutto un quadro, se no ovviamente ci saranno delle cose che magari non avrò più l'abbinamento, per cui dovrò ritornarle indietro. Vedremo, insomma, vedremo. Allora, questa si chiama felpa bicolore, 15,50, ed è praticamente una felpa bianca, è proprio felpa felpa. La cosa che mi piaceva tantissimo sono queste maniche, che non sono per nulla felpa, ma sono tipo maniche a camicia, e guardate il polsino. Anche questo è molto particolare come cosa, voglio vedere come mi sta, perché mi sembra enorme, sinceramente. Ho preso una S, ma appunto partono comunque dalla S, per cui dovrebbe essere la mia taglia, eppure no. Questa l'ho pagata 15,95, vi ho detto appunto, mentre invece il prezzo era 23 euro. Poi un'altra cosa che volevo tantissimissimissimissimo da Zara, l'ho trovata, l'avrei voluta anche in nero, dato che tanto oramai era scontata, però almeno l'ho trovata in marrone. Adesso vedremo, perché appunto ho fatto un colloquio con una ragazza che si occupa di armocromia, e mi ha detto che io sono inverno luminoso, e quindi tutti i marroni nella mia palette di colore non ci sono, praticamente proprio i marroni non ci sono. Non ci sono i marroni e non c'è il rosa cipria, una certa tonalità di rosa cipria, che sono proprio i colori con cui io sono in fissa invece, perché vorrei che mi stessero bene, ma effettivamente non mi sono mai stati bene e non mi staranno mai bene, forse, vedremo, insomma. Comunque questo è un marrone, ma che vira un po' a rosa antico, quindi probabilmente potrebbe anche starci. Il suo costo effettivo è 29,90, quindi 30 euro, io l'ho pagata la metà. Questa gonnina mi fa impazzire letteralmente, ragazzi. Ho preso una XS, anche di questa avevo nel carrello la nera, ma è andata via prima che io potessi completare l'ordine, per cui ho dovuto toglierla. Prima vi ho detto una cazzata, sapete i pantaloncini che vi ho detto mi sarebbero piaciuti anche color blue jeans un po' scamosciati? Ecco, li ho presi. Sono esattamente come quelli neri che vi ho fatto vedere prima, però sono questo azzurro puffo, sembra. In realtà dalla foto sembrava tipo blue jeans, invece qua sembra azzurro puffo. Bene, Eller, brava. Ho fatto una pazzia, ho preso un vestito in taffetà marrone. Allora, il vestito non è bello di più. Qui me lo dà come 29,95, ma io sono sicura di averlo pagato di meno, perché adesso secondo me mi segna il prezzo di adesso. Ah no, costava 49,95. È una XS, ragazzi. Io adoro il taffetà e il taffetà è uno dei miei tessuti preferiti, per cui quando vedo qualcosa in taffetà faccio fatica a dire di no. Però c'era solo di questo colore, cioè proprio il modello che hanno fatto l'hanno fatto solo di questo colore. Io non so se mi starà bene o meno, perché è comunque un color bronzo più che marrone. Però ragazzi, è meraviglioso il vestito. No, non ve lo posso dire, veramente, è meraviglioso. Manica palloncino a tre quarti ed è lunghissimo fino ai piedi. Non ve lo posso neanche far vedere qua perché non si vede. Vi posso far vedere solo il dettaglio delle maniche, che sono cucite così. Ok. E niente, domani lo proviamo e vediamo.
Spero che mi stia bene perché questo qua è bellissimo. Poi ho preso una cosa che anche questa non è molto nel mio stile, ma vorrei virare verso questo stile qua. È praticamente una tuta, una jumpsuit corta, scamosciata e molto pesante. Manica tre quarti a sbuffo, scollatura davanti vertiginosa, cintura in vita, davanti si apre a portafoglio, cioè sembra che si apra a portafoglio ma in realtà è proprio una jumpsuit, per cui è un pantaloncino. Su questa io ci conto molto perché mi sembra che questo potrebbe essere un buon virare del mio stile. Costava 40 euro ma io l'ho pagata 23,95. Poi ho preso questi pantaloni che voi direte, come fai? Sembri sbirulino. No, a me piacciono i pantaloni sbirulino. Sono pantaloni di stoffa a taglio palazzo e questi qua mi sa che li tengo. Se mi va bene la taglia mi sa che li tengo perché io questi pantaloni qua li adoro proprio. Cioè è proprio una malattia che ho. Metterei solo pantaloni di questo genere, però deve andarmi bene la taglia. Ho preso la XS, anche questi costavano 40 euro. Sì, 39,95, li ho pagati a prezzo pieno. Ho idea che in questo scatolone sia rimasto solo l'altro pezzo forte che vi dicevo. Quindi uno erano gli stivali e l'altro era questo cappotto che io ho voluto a tutti i costi, anche se appunto era a prezzo pieno anche questo. Credo che ci sia solo questo. Esatto. È praticamente un cappotto effetto montone, effetto teddy coat. Marroncino, che non mi starà mai, pagato 79,95, ma è bellissimo, è bellissimo. Allora, è molto pesante, quindi immagino che si stia anche abbastanza al caldo qua. Quello che ho comprato l'anno scorso di Zara, quello rosa, l'ho pagato 69 euro l'anno scorso, ne ho fatto una pelle, veramente l'ho usato a più non posso. Questo effettivamente, anche questo è molto 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 di moda quest'anno. È molto bello, i bottoni mi piacciono anche tantissimo, il fatto che abbia il collo così con queste rifiniture qua laterali e dentro appunto è questo finto montone, ecomontone, non so come si possa chiamare, e mi sembra molto molto caldo. Quindi domani lo proverò anche questo e vedremo un attimo se mi piacciono o meno. Ragazzi, io non posso farvi la fine del video e dire oh, quante belle cose, beh, perché ovviamente devo vedere come mi stanno su e lo sapremo solo domani. Comunque, se avete voglia, seguitemi su Instagram perché tutti questi capi indossati, quelli che terrò ovviamente, perché quelli che do via ovviamente non ci saranno, però tutti i capi che terrò indossati li vedrete appunto sul mio profilo Instagram, per cui sulla mia pagina Instagram, per cui per sapere che cosa terrò e che cosa invece non terrò, ovviamente fate riferimento a quello. Io vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine di questo video, fatemi sapere qual è il capo che vi è piaciuto di più, se voi avete acquistato qualcosa con i saldi da Zara e come vi siete trovati. E lasciate anche un piccolo cuore nel vostro commento in modo tale che io saprò che avete visto il video fino a qui. Se il video vi è piaciuto vi chiedo anche di lasciarmi tanti tanti like di supporto e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Elder Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio. E tantissimo, ma tantissimo amore. Ciao raga.